anche all'attenzione di tutti gli altri consiglieri. Detto questo, io credo che tanto è stato detto su un problema molto importante come quello dei rifiuti della polizia. Io vorrei andare a colpire un'angolazione un po' più politica del problema, per non restare che mi soffermerò anche un po' su quello che è il problema reale. La tassa sui rifiuti solidi urbani nasce, come è stato ribadito più volte e come la stessa, il nostro assessore ha ammesso, su un principio sbagliato, sul quale penso tutti noi conveniamo. Non è l'ampiezza o il numero di bagni a produrre rifiuti, vero? Non solo, perfetto, ma anche il numero degli occupanti, per dire. Il risultato è positivo, quindi, per correttezza, andrebbe rivisto e rimodulato anche tenendo conto di chi a volte, con notevoli difficoltà, poi concludiamo, non so, non si sottrae a volte anche, non solo in questa situazione, ma anche tenendo conto di chi con notevoli difficoltà non si sottrae all'obbligo di differenziare giornalmente i propri rifiuti, raggiungendo la più vicina isola ecologica e utilizzando il corretto contenitore, quindi un po' più flessibile direi. Ma giustamente qualcuno dice che non si può, problemi di ordine legislativo, problemi superiori, non si permette a tutta no, sì. C'è una legge che dice che non si può, quindi non ci permettono di effettuare la trasformazione da tasso in tariffa. E qui nasce il problema politico. Mi chiedo allora, esiste o ormai esistita la discrezionalità e l'autonomia impositiva del nostro comune o dei comuni in genere? Il tanto dichiarato federalismo impositivo è reale o solamente virtuale? È un problema politico, l'ho detto e lo continuo a dire. È possibile rendere operativo e poi ancora concludo. È possibile rendere operativa Pordenone la riduzione della TARSU in presenza di un unico occupante per abitazione? Un problema già più volte affrontato. Questo potrebbe e dovrebbe giustamente verificarsi per tanti singoli che vivono nella nostra città. Spesso per tanti anziani che hanno visto svuotarsi la propria casa, ma la tassa è rimasta sempre uguale, anzi aumentata. Visto che esiste, se esiste la possibilità di ridurre la tassa, la tassa su questi casi, cosa dovrebbe fare il nostro genitore anziano, il nostro figlio o figlia che non ha deciso di vivere da soli per ottenere questa riduzione? Perché il comune non informa tutti gli aventi diritto su questo tipo di opportunità e rende automatico, previo consenso assenso, l'accesso alla tariffa? È possibile premiare anche in termini impositivi chi differenzia in modo scrupoloso i propri rifiuti rispetto a chi non lo fa o lo fa solo parzialmente? Continuando sulla trasparenza e sulla correttezza, mi chiedo nei confronti di cittadini, dei cittadini che subiscono spesso balzelli di difficile comprensione, mi chiedo, qualcuno se l'è chiesto anche un poco tempo fa sul giornale, cosa rappresenta e a quanto ammonta complessivamente quel 14% di maggiorazione che compare nella cartella esattoriale della TARSU e che va sotto il nome di voce di diritti esattoriali? Perché e per cosa dovremmo pagarli? E ancora, sotto il nome di tributi provinciali. Ma a questo riguardo mi risulta che un decreto legislativo aveva già abrogato parzialmente questo tributo. Sì, l'amico Verdi dice che aveva già presentato un'interrogazione al riguardo. Sempre in questa logica, credo che entri un'altra recente novità che sicuramente a molti di voi e soprattutto alla stampa non è sfuggita. Nell'intestazione della cartella esattoriale non compare più, come agente addetto alla riscossione, Uniriscossioni S.p.A., società di diritto privato a partecipazione completamente pubblica, che già dal nome mostrava candidamente la sua ragione sociale.
da una voce sicuramente più gradevole e accattivante, direi quasi rassicurante, equitaria. Un direi carrozzone pubblico, passatemi il termine, di cui sono soci, in parte uguali, l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. Un patto gemellare che ha reso possibile una sorta di intreccio di banche dati, che rende possibile una sorta di intreccio di banche dati, inserendo anche la variante cittadino che produce rifiuti. Insomma, probabilmente in campagna direbbero che i dati anche attraverso la mondezza. Una banca dati sempre aggiornata e consultabile all'occorrenza, con tanti ringraziamenti alla legge sulla privacy. Questa ha dimostrato ancora una volta una tendenza centralista e dirigista di quello che è stato, per fortuna, il precedente governo Prodi, che attraverso il decreto Bersani ha voluto penalizzare pesantemente le amministrazioni comunali e conseguentemente tutti noi cittadini, illudendoci con nebulose e insignificanti liberalizzazioni di facciata. Mi chiedo che fine ha fatto quel 5 per 1000 dell'IRPEF che aveva permesso a tanti comuni negli anni precedenti di fare progetti di pubblica utilità. L'ultima finanziaria che ha mandato via tante cose ha mandato via anche questo 5 per 1000. E ancora perché gli enti che intendono effettuare in proprio la riscossione dei tributi sono tenuti a pagare una maggiorazione dei compensi dovuti all'agente della riscossione. Questa non è autonomia in positiva. Questo ridicolizza ancora una volta, assessore, l'autonomia in positiva dei comuni, anche del nostro comune. L'autonomia in positiva raggiunta 10 anni fa, a partire dal titolo 5 della Costituzione, la cui delegittimazione impone la scomparsa del nostro di un sistema di concorrenza locale che invece poteva opportunamente e doveva livellare le tariffe e far pagare ai cittadini il giusto in base all'effettivo consumo. Poi vorrei ritornare un attimo al secondo problema, al problema della raccolta dei rifiuti. Si è parlato della raccolta porta a porta, si è detto che finalmente siamo arrivati alla raccolta porta a porta. Io ho cercato di leggere anche nella relazione del consigliere Cantiello dei dati oggettivi. Effettivamente noi arriviamo in ritardo in una situazione che già esiste da tanto tempo, una situazione che ci portiamo dietro ormai da anni. Il nostro comune, diciamo, è al 28 di raccolta differenziata. Bene, credo sia uno degli ultimi, se non l'ultimo, uno tra gli ultimi. Il 50esimo comunque non è sicuramente nelle posizioni di testa. Allora mi chiedo, sicuramente le cifre che sono state fatte, prevedere che entro l'anno o entro il prossimo anno arriveremo al 50%, forse credo sia preveggenza o sia un grande ottimismo, non lo so. La realtà però è questa, adesso partiamo da 28, poi dovremo confrontarci con quello che sarà. Dovremmo confrontarci anche con un'altra situazione importante per cui non abbiamo fatto niente, e l'ha detto anche il consigliere Cantiello. Abbiamo una convention a livello provinciale su quello che è l'assetto gestionale dei rifiuti, SNUA, GEA, Ambiente e Servizi. Il famoso documento che citava Cantiello nel 2006, che è stato praticamente firmato non da tutti, perché io allora mi sono astenuto perché sapevo che il problema non sarebbe valso a niente, il documento è rimasto fine a se stesso, il documento è servito solo per chiudere un problema di una importanza estrema. Allora io mi richiedo, riportiamo di nuovo il documento a galla, vediamo di risolvere tutti i nodi che quel documento affrontava e facciamolo anche in tempi rapidi.
rimango veramente colpito dall'ottimismo del consigliere Confittoni, mi fa piacere, e infatti verrei che qualcuno mi ha proposto quasi quasi un motto, dire grazie a Confittoni diverremmo riciclomi. Effettivamente mi sembra mi sembra tutto utopistico pensare che fra 6 mesi saremmo nominati tra i comuni ricicloni, cioè per carità tutto è possibile, però andiamo con i piedi di piombo, adesso partiamo da questa situazione. Allora è proprio perché partiamo da questa situazione vi chiedo, come giustamente si sono chiesti, lo sono già chiesti altri colleghi, cosa intendiamo fare per avviare una campagna di sensibilizzazione nella cittadinanza che sia una campagna attiva e che permetta alla gente di capire cosa deve fare, perché questo significa far sì che la gente cambi le proprie abitudini, abitudini decennali, abitudini che sono radicate nella gente. Allora prima di partire anche con una sperimentazione, la gente deve sapere cosa deve fare, perché dopo sarà il caos. Allora questo sicuramente deve essere un momento importantissimo. Secondo momento, bisogna anche pensare che la gente durante questo percorso avrà bisogno di un centro, di un call center sempre attivo a cui rivolgersi per conoscere cosa deve fare, quando deve fare, come deve fare. Questo secondo me è un passaggio che bisogna subito pianificare e prevedere. Allora, detto questo, mi sento anch'io di condividere le proposte e le soluzioni del collega Confittoni, però io credo che il collega Confittoni, l'ho già detto, fa parte di una maggioranza, io credo che forse queste soluzioni e queste proposte doveva farle assieme e con la sua maggioranza, doveva essere l'artefice di qualcosa che viene fuori da un gruppo, e quindi in questo momento l'appoggio, l'aver acquisito la mozione del consigliere Confittoni da parte dell'amministrazione sicuramente è qualcosa che in un certo senso poteva essere anche gestita a mio parere diversamente prima di arrivare in aula, come credo può essere anche dato, secondo me, in un certo senso possono essere prese in considerazione anche le nostre mozioni, quelle fatte da noi per quanto riguarda appunto sia la gestione dei rifiuti che la gestione delle isole ecologiche, che in un certo senso vanno nella stessa